Amici del calcio spagnolo, benvenuti a questa prima giornata di ritorno della Liga. Cominciamo subito dal big match del Santiago Bernabéu tra Valencia e Real Madrid, in palio il primato in classifica. Del Bosque può contare sulla formazione al completo, Benitez invece deve rinunciare a Salva, squalificato. Al suo posto, a sorpresa, il tecnico schiera il giovane Mista, prelevato in estate dal Tenerife. Ancora in panchina invece il duo argentino Aymar-Kili González. Pronti via del Valencia a rendersi subito pericoloso, cross di Mista, testa di Lie e palla in rete. L'arbitro però annulla per un presunto fuorigioco del giocatore rumeno. 15° minuto, punizione di Baraka e splendida risposta di Iker Casillas. Davvero bellissima la parata del numero 1 madridista. A questo punto il Real prova a reagire, testa di Morientes e anche Canizares si conferma in gran giornata. Replay più che meritato per il portiere del Valencia. Il Real continua a premere, scambio tra Zidane e Figo. La palla arriva a Roberto Carlos, il brasiliano carica al sinistro, ma il suo tiro è debole e centrale. Il primo tempo finisce qui 0-0. Nella ripresa t'aspetti la pressione del Real e invece ancora il Valencia a rendersi pericoloso. Respinta di testa di Casillas, la palla arriva a Baraka, pallonetto da 40 metri e ancora il numero 1 madridista salva la propria porta. Il pericolo corso sveglia le merengues, palla Figo, tocco dentro per Morientes, l'attaccante anticipa due difensori e mette in rete, 1-0. Grandissimo gol di Morientes, davvero opportunista. Rivediamo l'azione, il cross di Figo, Albelda prova a controllare la sfera ma irrompe Morientes e Canizares è battuto. A questo punto Benitez rivoluziona la squadra, fuori Ilie, Rufete e Vicente, dentro Karev, Aymar e Kili González. Dopo uno scontro con Aymar, Morientes resta a terra al centro dell'area, ma il Valencia prosegue l'azione, testa dello stesso Aymar e palla fuori di poco. Si dispera l'attaccante argentino. Intanto i giocatori del Real Madrid protestano per il fallo non fischiato su Morientes e tra Salgado e Carponi scoppia una rissa. Intervengono tutti per calmare le acque, ma la tensione è davvero alta. Anche Raul e Ayala vengono alle mani proprio sotto gli occhi del direttore di gara, che però incredibilmente decide di non intervenire. Dal replay però si può vedere come non sia Aymara ad abbattere Morientes, ma il compagno Makelele, e che anzi forse ci sarebbe potuto stare anche una punizione dal limite per il Valencia. La partita di fatto finisce qui, il Valencia ha giocato decisamente meglio rispetto al Real Madrid, ma ha pagato a carissimo prezzo l'unico errore commesso dalla propria difesa. Grazie a questo successo intanto le merengue si allungano in classifica, il vantaggio sulle inseguitrici ora è di ben 4 punti.